In questo esercizio vediamo il comportamento di una carica, una piccola carica puntiforme molto leggera, all'interno di un condensatore piano. Innanzitutto ricordiamo che un condensatore piano è formato da due lastre cariche identiche, con la stessa carica ma di segni opposti, più Q e meno Q. Le due lastre, ciascuna genera il suo campo elettrico e i loro campi elettrici, per il principio di sovrapposizione, si sommano vettorialmente in ogni punto dello spazio. Il campo elettrico generato dalla lastra positiva è colorato in rosso, quello generato dalla lastra negativa è colorato in verde. Sappiamo che la lastra positiva genera un campo elettrico verso l'esterno, infatti vediamo le frecce rosse che vanno tutte verso l'esterno, rispetto alla lastra, mentre invece la lastra negativa genera un campo elettrico verso la lastra stessa, quindi verso l'interno, e infatti vediamo tutte le frecce verdi andare all'interno verso la lastra. Dalla sovrapposizione dei due campi vediamo anche che all'esterno del condensatore il campo elettrico è zero perché si annullano i campi elettrici rossi e verdi delle due lastre, mentre invece all'interno del condensatore tra le lastre i due campi elettrici si sommano vettorialmente e quindi viene fuori un campo elettrico di intensità doppia. Tutto questo naturalmente è valido finché noi restiamo a breve distanza dalle lastre, quindi è una distanza molto minore della radice quadrata dell'area delle lastre. Altrimenti i campi non sono più uniformi, ma diminuiscono con la distanza. Abbiamo detto che all'interno del condensatore il campo elettrico è doppio di quello di una lastra sola. Infatti, la formula, per trovare questo campo elettrico è 4 pi greco kappa sigma, il doppio di quello di una lastra, oppure sigma su epsilon, che è il doppio di quello di una lastra sola. Questo in realtà vale anche se le lastre non sono proprio vicinissime rispetto alle loro dimensioni. Questo perché allontanandosi per esempio dalla lastra di sinistra il suo campo elettrico diminuisce, però contemporaneamente aumenta l'altro campo elettrico, quello della lastra di destra, quindi la diminuzione di un campo è compensata dall'aumento dell'altro e alla fine il campo elettrico qua dentro praticamente è uniforme. Uniforme vuol dire che in tutti i punti all'interno, tra le due armature, il campo elettrico praticamente è uguale dappertutto. E questa è la situazione con il campo elettrico, già raddoppiato, che va sempre dalla lastra positiva alla lastra negativa, mentre invece fuori il campo elettrico è trascurabile. All'interno di questo condensatore mettiamo una carica puntiforme di piccola massa. Deve essere una massa, diciamo, trascurabile, nel senso che la forza peso deve essere piccola rispetto alla forza elettrica. Dopo vediamo infatti quanto sarà la forza elettrica. Per adesso noi prendiamo una massa di un centigrammo, per esempio, che corrisponde a una forza peso mg di circa un decimo di millinewton. Siccome poi vedremo che la forza elettrica che subisce questa carica all'interno del condensatore è di 5 mN, allora la forza peso, un decimo di millinewton, è trascurabile rispetto alla forza elettrica, è circa 50 volte più piccola. Quindi noi trascureremo la forza peso rispetto alla forza elettrica, mg molto minore di Fe. Vediamo adesso quindi la forza elettrica. Questa è la piccola carica positiva, una carica che abbiamo detto di 10 alla meno 5 coulomb. Questa carica sente il campo elettrico generato dalle lastre e dall'interazione della carica con il campo elettrico nasce la forza elettrica, che vale quindi 10 alla meno 5 coulomb per 500 newton su coulomb, che è l'intensità del campo elettrico là dentro. Intensità che è data dal testo del problema: il campo elettrico è intenso 500 newton su coulomb. Quindi la forza elettrica è di 5 millinewton. Se la forza peso non fosse trascurabile rispetto alla forza elettrica, la forza totale sarebbe questa forza inclinata, ottenuta con la regola del parallelogramma, quindi la somma vettoriale della forza elettrica e della forza peso. Come indicato in questa formula, forza totale è la somma vettoriale delle due, ma siccome la forza peso abbiamo detto che è trascurabile, in pratica la forza totale è solo la forza elettrica. Questa forza totale, per la seconda legge di Newton della dinamica, cioè la legge del moto, produce un'accelerazione sulla nostra carica, cioè un'accelerazione della carica, che si calcola F totale uguale a m per A. Ma la forza totale abbiamo detto che in pratica è la forza elettrica e da questa formula ci calcoliamo l'accelerazione, forza elettrica su m, Qe su m, cioè 5 mN su un centigrammo.
ricordando che il millinewton è grammo per metro al secondo quadrato, grammo si semplifica, e quindi abbiamo l'accelerazione di 500 metri al secondo quadrato, che è un'accelerazione grande. Per confronto, l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre è 9,8, diciamo circa 10 metri al secondo quadrato. Questa è un'accelerazione 50 volte maggiore, ma questo è anche abbastanza logico che l'accelerazione sia grande perché questa particella carica è leggera, è un centigrammo soltanto. E quindi quando un oggetto ha piccola massa, anche una forza relativamente piccola, relativamente poco intensa, di 5 millinewton è in grado di conferire una grande accelerazione alla particella proprio per via della sua leggerezza. Una cosa importante dal punto di vista del moto della particella carica è che la particella carica si sposta all'interno di un campo elettrico che abbiamo detto essere uniforme. Questo vuol dire che spostandosi da sinistra verso destra sotto l'azione della forza elettrica, forza elettrica che la spinge a destra perché la carica è positiva, quindi la forza elettrica è rivolta nello stesso verso del campo. Quindi dicevamo la particella si sposta a destra sotto l'azione della forza elettrica e però si sposta e attraversa l'interno del condensatore dove però il campo elettrico è uniforme. Allora, se il campo elettrico è uniforme, vale sempre 500 newton su coulomb, anche se la particella si sposta e quindi la particella subisce sempre una forza di 5 millinewton, cioè è una forza costante, la cosa importante è questa, è una forza costante e allora per la legge di Newton della dinamica, se la forza totale, in questo caso la forza elettrica, è costante, anche l'accelerazione è costante. Questo vuol dire che la velocità della particella aumenta proporzionalmente con il tempo. Quindi la velocità della particella aumenta con un tasso di crescita costante. Questo significa che il moto è un moto rettilineo uniformemente accelerato. Tutto questo è spiegato nello svolgimento del problema. Il campo elettrico nel condensatore piano è uniforme, è diretto dalla lastra positiva a quella negativa, la forza elettrica sulla particella è di 5 mN ed è rivolta verso destra. Questo del resto è logico perché la particella carica messa qua dentro è contemporaneamente respinta dalla lastra positiva, che ha lo stesso segno, ed è attratta dalla lastra negativa, quindi agiscono due forze su di lei, una forza repulsiva e una forza attrattiva, entrambe verso destra. La forza è rivolta a destra perché ha lo stesso verso del campo elettrico, essendo la carica positiva. Qui si dice che la forza è costante nel tempo, quindi questi 5 millinewton non cambiano mai perché la particella carica attraversa all'interno del condensatore dove il campo elettrico è uniforme. E allora, per la legge di Newton, il moto descritto dalla carica Q è un moto rettilineo uniformemente accelerato e l'accelerazione è data dalla forza elettrica, sarebbe la forza totale diviso la massa, Q e su m. Fino a qui è tutta la premessa del problema. Ancora non abbiamo visto le domande. Le domande sono il lavoro che fa la forza elettrica sulla carica che si sposta da un punto a un altro. Questi due punti, A e B, sono distanti tra loro 30 centimetri e si trovano A a 5 centimetri dalla lastra positiva, B anche a 5 centimetri dalla lastra negativa. Quindi la prima domanda è il lavoro che fa la forza elettrica, mentre la particella carica posta da ferma nel punto A si sposta sotto l'azione della forza elettrica verso B. La seconda domanda è quanta energia cinetica acquista questa carica. Infatti all'inizio nel punto A la carica non ha energia cinetica perché è ferma, ma la forza elettrica la spinge, quindi la carica acquista velocità e quando arriva nel punto B avrà una certa velocità, che appunto è la domanda, è l'incognita della seconda domanda, l'energia cinetica nel punto B. La terza domanda è la differenza di potenziale tra i punti A e B, perciò è VA meno VB l'incognita. Vedremo che questa differenza di potenziale sarà di 150 volt. Infine, l'ultima domanda è la differenza di potenziale tra le armature del condensatore, cioè tra C e D, e vedremo che sarà 200 volt.